La cappella dopo un punto e fare il ginocchio restauro. Quello che per un matriciano rappresenta Santa Maria della Strana non si può esprimere in poche parole. Santa Maria della Strana è il simbolo del nostro paese, simbolo che ci portiamo nel cuore, da ciò deriva la nostra fierezza, quando ci teniamo a precisare che è un monumento nazionale. Ma i ricordi affettivi e religiosi legati a questo luogo non sono solo dei matriciani, ma oso dire di tutti i molisani, se aggiungiamo il pregio artistico romanico. Cui questa mostra è oggetto, possiamo ben affermare che essa è patrimonio di tutta la nostra regione. A parere dell'amministrazione che rappresento e facendomi portavoce di un progetto che potrebbe trovare a condiscenza presso i vari organi culturali, artistici e turistici. Quella di oggi potrebbe essere una prima tappa per lanciare un vero e proprio percorso romanico in Molise. Partendo da Matrice, passando per Pellegrino, Faino e Santa Maria del Canneto ed altri siti non meno interessanti, tanto da costruire, posando un po' un vero e proprio romanico molisano, che è caratterizzato dalla pluralità dei luoghi circostanti, nulla hanno da invidiare al romantico espresso nelle altre aree del bel paese. Pertanto ci auguriamo che questa circostanza sia uno stimolo al proseguimento di iniziative come questa, rivolta in particolare modo alle scolaresche, al corpo insegnante, con cui la scoperta di questi luoghi possono tenere vivo il ricordo e il significato di appartenenza all'identità territoriale e al contempo ad una corrente artistica religiosa che nella nostra terra, seppur in tempi antichi, ha trovato ampio spazio. E questa anche l'occasione per ringraziare la Soprintendenza dei Beni Culturali per il ritrovamento e la riconoscenza del crocifisso del 1200, che in questa chiesa venne trafugato oltre 25 anni fa e che presto riprenderà il suo posto. Con l'occasione faccio preghiera di accelerare nei limiti del possibile la riapertura del monumento funebre situato nella chiesa chiusa al pubblico dopo il terremoto del 2002. Così potremmo trovare in tale occasione il pretesto di favorire un nuovo incontro finalizzato alla riscoperta di questo monumento. Mi preme ringraziare poi i ragazzi del liceo artistico, cui auguro un buon fine anno scolastico e a cui rivolgo l'invito a partecipare alle prossime manifestazioni artistiche e storiche che spero avranno ancora luogo in questo contesto. A questo punto non mi resta che augurare un buon lavoro a tutti e cedo la parola alla professoressa e alla dottoressa che certo più e meglio di me potranno illustrare e spiegare tutte le caratteristiche artistiche e storiche in questo momento e dell'arte romanica che questo sito si pregia di rappresentare. Accompagnano nell'apertura di questa mostra che per noi rappresenta il coronamento di un'attività didattica. Ovviamente il mio grazie va anche agli studenti e ai docenti che li hanno coordinati e devo dirvi che sono molto, molto contenta di essere qui. Dicevo prima, raccontavo al sindaco, che questa per noi ragazzi, studenti di
Campo Basso era una delle mete predilette che raggiungevamo con un trenino molto più scalcinato di quelli che voi conoscete, e poi a piedi ci portavamo qui. Però questa chiesa, che non era aperta tutti i giorni e quindi dovevamo andare a caccia del giorno giusto per entrarci, rappresentava anche allora il momento in cui avevamo riscontro gli studi che avevamo condotto scolasticamente, e già da allora, quando il senso del territorio e del patrimonio del territorio era molto più debole di quanto non sia in questi ultimi anni, già allora però suscitava in noi l'orgoglio di possedere quello che era. Peraltro il sito dove è ubicata questo splendido monumento, diciamo così, è vicinore a Campobasso, quindi se permettete, naturalmente lasciando intatta la priorità ai soggetti che abitano in questo comune, noi di Campobasso ci sentiamo particolarmente compartecipi di questo progetto. Ed è in questo, credo, la sutura che noi diamo come scuola e che noi in tutti gli anni ci industriamo di dare in vario modo, cercando di esemplificare come noi intendiamo la scuola oggi e come noi intendiamo la presenza in questa parte di territorio della provincia di Campobasso di un liceo artistico. Noi riteniamo che il liceo artistico, più di tante altre scuole secondarie e superiori, debba esemplificare, facendosene carico nel percorso quotidiano che gli studenti e i docenti compiono, debba esemplificare questo senso forte di collegamento con il territorio e di valorizzazione del territorio. Il liceo artistico ci aiuta a formare degli studenti che hanno una specifica sensibilità per l'arte e per il patrimonio artistico, e quindi riteniamo che il nostro compito di educatori debba essere nei loro confronti particolarmente mirato. Noi crediamo in generale che il futuro di questa piccola regione, il Molise, risieda certamente nella valorizzazione delle sue specificità. Ed allora, mentre c'è un filone che prevede la valorizzazione di specificità fatte di prodotti, perché lo sapete, una delle filiere più importanti è quella dell'agroalimentare e della trasformazione di alcuni prodotti dell'agroalimentare, peraltro noi riteniamo come scuola, come liceo artistico, che forse accanto a questo il passaggio prioritario debba essere il recupero, dobbiamo dire, di tutti i gioielli di famiglia. Valorizziamoli e cerchiamo di collegare, naturalmente con l'aiuto di tutte le istituzioni e i soggetti che si collegano a questo discorso, primo fra tutti, non è un caso, la sovrintendenza, però cerchiamo davvero di costruire questa cultura dei più giovani perché sia loro patrimonio ben metabolizzato che possa poi diventare